Ragazzi, perdonate la faccia, ma sono struccata perché tanto sto per andare ad allenarmi. Tra l'altro questa è l'ultima sessione della settimana di scarico. Ho fatto un video in merito allo scarico degli allenamenti, quindi nel caso ve lo linko sotto nella descrizione. Però sì, diciamo che i protocolli di Marcello almeno finora durano 5 settimane e poi c'è una settimana di scarico. Quindi ok, sto facendo questo, sono arrivata alla fine e devo dire che mi ci voleva, perché dopo 5 settimane a cercare comunque di aumentare sempre di più la performance e a spingere, una settimana in cui si riducono i carichi e si riduce anche il volume della sessione di allenamento, ci sta. La settimana prossima si parte con un nuovo protocollo e non so quando uscirà questo video, probabilmente uscirà nella settimana in cui inizio il nuovo protocollo. L'ho ricevuto ieri e l'ho visto e diciamo che sarà bella dura. Io pensavo che questo protocollo fosse duro, ma la difficoltà diventa sempre più alta. Comunque mi sono rivolta a un coach, appunto perché io non mi sottoporrei mai a delle cose del genere, e quindi vediamo come va. Sono molto molto fiduciosa. Mi sta facendo male la spalla, ah, e quindi voglio vedere un attimo come reagisce il mio corpo. Ho provato a farvi vedere l'outfit che indosso tenendo tipo la fotocamera dall'alto, ma veniva una cosa oscena da vedere, proprio brutta, col mio di dietro proprio in primo piano. Quindi adesso ho messo la fotocamera in un piedistallo e ve lo faccio vedere da qua, che forse è un po' meglio. Questi leggings di Avin sono molto carini, come vedete hanno tipo un elastico qui che serve per accentuare il booty. È di Nike e dietro ha un elastico, non so se lo vedete, forse sì, ha un elastico che è appunto perfetto per questi leggings. E invece il reggiseno, sempre di Avin, abbinato, si vede, sì. E vabbè, non c'ho tanta voglia di farvi vedere com'è, però tipo dietro è un po' più coperto, vabbè, insomma. Ultimo giorno di scarico, è diventato tutto scuro lo schermo, vabbè, si vede la mia faccia che è abbastanza bianca. Ultimo giorno di scarico e poi si inizia con il nuovo protocollo da lunedì. Ah, riguardo i macros, restano stabili come erano. Io sono su una media di 60 grassi, 100 proteine più 10 grammi di aminoacidi essenziali e 200 grammi di carboidrati. Marcello ha detto che mi vedrà dal vivo giovedì prossimo e deciderà cosa fare con i miei macros. Però vabbè, quello non mi interessa molto, mi interessa più di tutti il workout, perché aiuto. Scusate, ancora le occhiaie. Andiamo ad allenarci. Ok, io sono appena tornata dalla palestra. Scusate per la luce, un po' strana. Non ho portato la telecamera perché ho fatto scarico, quindi cioè, è un po' noioso da vedere effettivamente. Adesso mi faccio il mio solito post-workout, che sono patate, pollo, olio e sale. Le patate ho mischiato un po' di quelle dolci e un po' di quelle normali. Occhio che quelle dolci hanno un po' più di carboidrati, quindi praticamente ho sostituito, cioè al posto che fare 480 grammi di patate normali faccio 440 di una combinazione tra dolci e normali. Io le cuocio prima di allenarmi in questa vaporiera e le metto qui dentro tagliate, e qua metto l'acqua. E poi così appena torno a casa le trovo già pronte, le metto semplicemente nella griglia a cuocere e basta, vengono belle caldine con le righette. Adesso queste sono le patate nella griglia, queste sono normali, queste sono dolci. Io adoro quelle dolci a pasta bianca e non quelle gialline, cioè quelle gialline mi piacciono, però quelle a pasta bianca sono più buone secondo me. Adesso le lascio qua nella griglia, poi le giro. E qua invece c'è pronto il pollo da mettere dopo. Ok, ecco qua le patate pronte, poi c'è il pollo qui sotto sepolto. Poi ci sono le patate normali, qua quelle dolci. Ho messo un grammo di sale e 10 grammi di olio. E come integrazione post workout prendo aminoacidi essenziali. Questi sono gusto mela verde, anche se il mio gusto preferito è melone e blueberry e mirtillo. È buonissimo, questo è buono ma non il migliore che abbia mai provato, sarò onesta. Per merenda ho qui un pancake, vedete che sta cuocendo, con questa farina di Prozis, questa istantanea alle fragole, è buonissima.
Io ci facevo il porridge freddo. Trovate un video precedente in cui vi faccio vedere la ricetta del porridge freddo. Però anche nel pancake è buonissima, soprattutto con un burro d'arachidi aromatizzato al white chocolate and cranberry. Questo qua è di questa marca qui, che ho ordinato dall'Olanda. In realtà sono stata ad Amsterdam nel negozio proprio ufficiale, però poi mi sono innamorata di loro burri e l'ho ordinati. Consiglio di dare un'occhiata a questo sito. Ho anche un video in cui proprio vedete che spacchetto tutti i burri, quindi nel caso andate a vedere nei video precedenti. E basta, quindi questo abbinamento è buonissimo. Però mi pare che Prozis abbia una versione simile di questo burro qui, se non voglio dire una cagata. Sicuramente c'è questo al cioccolato bianco, che è veramente fenomenale, è buonissimo. Però mi pare ci sia anche un burro con le bacche di goji oppure con i cranberry. Non ne sono però sicura al 100%, però questo sicuramente c'è al white chocolate. Ok, questo è il pancake. È un po' crudino sopra, ma a me piace un sacco perché è come se avesse tipo una cremina, tipo cheesecake. Strabuono. E vabbè, questa farina ottima, sia fredda che calda nel pancake, è strepitosa. Che cosa buona, Ciao a tutti ragazzi, allora intanto perdonate la luce orribile, ma oggi è un giorno bruttissimo e quindi c'è poca luce fuori. Ho dovuto arrangiarmi come potevo con le luci artificiali. In ogni caso volevo farvi vedere delle cose che ho preso da Prozis, sono giusto delle cose basiche di cui avevo bisogno. Però ci sono anche un paio di cose molto carine. E in più volevo farvi vedere dei prodotti che un'azienda mi ha inviato per testarli e appunto recensirveli. Quindi inizio subito con crema di riso al cioccolato. Questo, l'ho già detto su Instagram, è uno dei miei gusti preferiti, anzi forse è il mio gusto preferito di crema di riso. È veramente buonissima, come vedete l'ho già aperta perché in realtà l'ordine è arrivato un po' di tempo fa, però ho avuto solo oggi il modo di filmare questo video. Comunque, questa crema di riso è buonissima, sia calda che fredda. Ieri l'ho provata fredda, fenomenale. Semplicissima da preparare, ho dei video in cui vi faccio vedere come, però sostanzialmente io ci aggiungo acqua bollente a occhio e mescolo. Ottima pre-workout perché, a differenza dell'avena, ha poche fibre e si digerisce molto bene. Vi sentirete energici, pieni, ma non appesantiti durante il workout. Due barattoli di aminoacidi essenziali. Il mio gusto preferito, che è blueberry melon. Anche mango pesca è molto buono, però blueberry melon è buonissimo, soprattutto perché ci sta da Dio con il sale. Sapete che io conto il sale e ne metto un grammo a pasto, certe volte devo metterlo dentro gli aminoacidi ed è stra buono con questi. Poi ho preso green apple, che non è male. È buono, ma preferisco blueberry melon. Poi, da accompagnare alla crema di riso pre-workout, ho preso queste proteine idrolizzate in polvere. Ho preso gusto vaniglia. Le ho al cioccolato bianco. Stavo guardando il gusto, se c'è scritto da qualche parte, però sono convinta sia vaniglia. Sì, vaniglia, è scritto tipo in piccolissimo qui, quindi non vi faccio nemmeno vedere. In ogni caso, io le ho prese al cioccolato bianco la volta scorsa. Questa volta invece ho voluto provare vaniglia, ma non le ho ancora aperte, quindi non vi so dire come sono. In ogni caso, io le mischio alla crema di riso e quindi non mi interessa molto il sapore, perché appunto, cioè, mi interessa che ci stia bene col cioccolato, ma non tanto il sapore di per sé. Queste ottime, anche queste molto facili da assimilare, da digerire pre-workout, perché sono idrolizzate, quindi è come se fossero già state scomposte, tra virgolette, al fine di digerirle molto più velocemente. Poi, questo qui, ragazzi, è una cosa spaziale, il burro di anacardi. Se non l'avete mai provato questo qui, provatelo, perché è veramente qualcosa di epico, è veramente buonissimo. Forse anche più buono del burro d'arachidi. Un altro molto buono di questi è il burro di mandorle, veramente ottimo anche quello. Sembra quasi un dolce, cioè non so spiegarvi come, ma è buonissimo. Poi ho preso questi qua. Allora, sono due pezzi di abbigliamento. Tutto l'abbigliamento Prozis viene in queste bustine, solo che le ho già aperte, quindi non ve lo scarto dalle bustine. Per fortuna mi sono ricordata di filmare delle clip in cui indosso i vestiti con la luce naturale, perché questa luce fa schifo, così potete vedere meglio il colore. In ogni caso, ho preso questo top, che è bellissimo,
È una maglietta, però un po' crop, quindi un po' più corta. E vabbè, il davanti è semplice, in realtà ha tutte queste cuciture. Questa cosa ha tipo delle foglie, non lo so. Quindi il davanti è abbastanza semplice, ma come dicono gli inglesi, the party's in the back, perché il dietro è fatto in questo modo, ha un fiocco e poi uno scollo profondo. Ed è bellissimo perché risalta un sacco il dorso. Questo l'ho preso in una taglia S, anche se avrei potuto anche prendere l'XS, perché è abbastanza stretch e quindi, boh, tornando indietro avrei preso XS, ma vabbè, pazienza. E poi ho preso questi leggings, invece questi vanno bene di una taglia S, e sono fatti con la V davanti e poi una serie di fori fino in fondo, a parte il ginocchio, e questi ce li ho già in nero. Li ho presi anche di questo grigio perché al lavoro devo usare dei leggings scuri, quindi li uso sia per allenarmi che al lavoro, perché sapete che appunto sono una istruttrice di sala alla Anytime Fitness. Quindi queste sono le cose che ho preso da Prozis. Adesso vi faccio vedere i prodotti che mi hanno mandato e poi vi allego anche delle clip in cui li testo. Questa azienda qui, che si chiama Young Do, mi ha mandato dei prodotti. Allora, il loro primo prodotto è una bilancia intelligente. Adesso la confezione è vuota, per questo la sto maneggiando così. È una bilancia che misura anche la massa grassa, la massa magra, il metabolismo basale, la quantità di acqua corporea, eccetera. La bilancia si presenta in questo modo qui. Andate a piedi nudi su queste cose metalliche e appunto vi misura tutto. Tra l'altro potete creare vari account e creare un profilo per ogni membro della famiglia. Adesso vi farò vedere una clip in cui la testo per la prima volta. Dopo vi faccio vedere i risultati che ho monitorato nel corso dei giorni che sono passati nel frattempo. Ok, questa è la bilancia. Queste invece sono le istruzioni. Sostanzialmente vi chiede di scaricarvi l'app. Quindi io apro la fotocamera perché ho Apple e vi verrà fuori il link per scaricarla. Se no, se non avete Apple, potete scaricare un'applicazione che legge il QR code. Poi, vabbè, io faccio iOS perché ho Apple. Quando la scaricherete vi chiederà di creare un account, infatti adesso lo sto creando. Ora qui vi chiede le unità di misura, io metto chili e centimetri. Sono una femmina. Ok, ho messo i miei dati. Dice: "Are you an athlete?" Diciamo, non so se dire sì o no. Vabbè, dai, diciamo di sì. Ok. Uè. Non mi clicca. Non vuole che io sia un athlete. Ok, alla fine ho messo no perché non cliccava il sì, quindi va bene. Target weight. Vabbè. Boh, cioè nel senso, facciamo un 55 di massa magra. Ok, adesso proverò a fare la pesata. Ok, quindi questa è la schermata principale. Se vedete qui sotto che c'è scritto trend, qui potete vedere tutto l'andamento del peso. Il mio è rimasto stabile, come vedete. In più, qui vi dice il BMI o l'indice di massa corporea. Questa invece è la body fat rate. Me la dà al 17,6%, anche se in realtà dalla plicometria che ho fatto col mio coach sarei io al 15%, però vabbè, poi sapete che le misurazioni sono sempre un po' così. Vediamo, la massa magra dice 40 kg, mentre risultata di 44 nella mia plicometria. E poi vabbè, qua dice il mio metabolismo basale, che è di 1280 calorie. Quindi niente, questa è la bilancia. Vi ho fatto già un discorso simile riguardo alla bilancia di Prozis, che sostanzialmente è la stessa cosa di questa qui. La bilancia non è in grado di monitorare esattamente le vostre quantità di muscolo, grasso, eccetera, però può fare una stima e potete vedere un certo andamento, diciamo, almeno vi sa dire più di un solo numero, ecco. Sempre questa azienda mi ha mandato anche da provare queste bande di resistenza e tra l'altro queste qui sono ottime per i workout a casa. Io ho una sbarra per trazioni e mi servivano delle bande del genere perché io non riesco a fare tante trazioni senza un supporto. Quindi questi elastici sono ottimi per legarli appunto alla sbarra per trazioni e trazionarmi magari facendo più di 3 ripetizioni. Quindi
Ottimo, sono un'ottima propedeutica per poi arrivare ad aumentare le ripetizioni facendo trazioni libere, ok? Quindi questa è una banda più piccola, un po' meno resistente invece di questa, che è più larga e più resistente. Quindi facendo trazioni con questa vi toglierete meno chili che con questa, ok? È più facile far trazioni così. Se ci sarà modo di provarle, le testerò e magari vi farò sapere in un prossimo video come vanno. Ok, quindi questo è quello che ho comprato e che ho ricevuto nell'ultimo periodo. Scusate se non, appunto, non riesco a postare molto qui su YouTube, però sapete che è un periodo abbastanza impegnato e poi penso che per tutti sia un periodo un po' di instabilità, incertezze, quindi sto cercando di cooperare, di adattarmi appunto alla situazione un po' instabile. In ogni caso mi sto impegnando per portarvi almeno un video a settimana, quindi apprezzate questo sforzo. Prossimo video magari vi aggiorno su quello che è il mio nuovo allenamento, il mio protocollo, cosa abbiamo deciso di fare con le calorie, eccetera. Quindi sarà una specie di update della condizione. Vi saluto. Ci vediamo in un prossimo video. Seguitemi su Instagram per avere aggiornamenti quotidiani su appunto il mio allenamento, la mia alimentazione, la mia vita in generale. Ciao ragazzi!